però ero io che l'ho visto, perché è stato l'Olindo. Questa è la frase che Mario Frigerio, il sopravvissuto alla strage di Erba, avrebbe pronunciato 4 giorni dopo il tragico evento dell'11 dicembre 2006, nel quale persero la vita sua moglie Valeria Cherubini, Raffaella Castagna, suo figlio Youssef di 2 anni e la madre di Raffaella, Paola Galli. Era il 15 dicembre 2006. Mario Frigerio rispondeva alle prime domande poste dal pubblico ministero Simone Pizzotti, accompagnato da un poliziotto, mentre si trovava gravemente ferito nel reparto di terapia intensiva del Sant'Anna di Como. Nelle prime 24 ore era stato sedato e per precauzione non era stato interrogato, nonostante fosse già chiara l'importanza della sua testimonianza, essendo l'unico sopravvissuto. In quella giornata, il 15 dicembre, erano presenti nella stanza anche Mario Cetti, il neurologo che lo aveva curato, il suo avvocato Manuel Gabrielli, oggi deceduto, e il figlio Andrea. Inizialmente il magistrato non prestò molta attenzione a quelle parole, ma esse divennero fondamentali dopo il 26 dicembre 2007, quando Mario Frigerio identificò ufficialmente Olindo Romano come il suo aggressore. Da quel momento gli investigatori iniziarono a considerare tra i sospetti qualcuno che non era mai stato preso in considerazione prima: il vicino di casa di Raffaella Castagna, il marito di Rosa Bazzi, con la quale la giovane donna aveva una causa civile in corso. Questo audio diventò una prova cruciale nel processo di primo grado, portando i coniugi Romano all'ergastolo. Non fu ammesso nel secondo grado di giudizio perché considerato poco chiaro e troppo breve. Invece di Olindo, per la difesa dei Romano, il super testimone avrebbe detto uscendo. In realtà altri video, audio e testimonianze più dettagliate e meno controverse si aggiunsero a questa prova. Gli avvocati difensori dei 2 condannati all'ergastolo stanno attualmente perseguendo la revisione del processo, mirando all'assoluzione e alla liberazione dei coniugi Romano. In questa battaglia legale l'audio di cruciale importanza torna in primo piano. Che cosa esattamente disse Mario Frigerio poche ore dopo la strage, quando nessuno ancora gli aveva rivolto domande riguardo all'orrore che aveva vissuto? Purtroppo non è più in grado di raccontarlo, essendo deceduto nel 2014. Ma le nuove tecnologie offrono una speranza. Marco Perino, un esperto del suono, ha messo a disposizione le sue competenze specializzate. Da anni Perino utilizza la sua esperienza per supportare studi legali, aziende, enti pubblici e forze dell'ordine come perito fonico forense. Su invito della trasmissione Quarto Grado, ha analizzato il file audio utilizzando apparecchiature moderne e sofisticate, filtrando rumori e suoni per cercare di chiarire la situazione. Secondo Perino, non ci sono dubbi. La voce di Mario Frigerio è chiaramente udibile nel file audio. È stato l'Olindo. Perino afferma che la registrazione non è stata manipolata, ma semplicemente registrata con le batterie scariche all'epoca. In effetti, nello stesso file audio, pochi minuti dopo si sente il pubblico ministero ordinare di sostituire le batterie. Inoltre, nello stesso file, Frigerio ripete il nome di Olindo. Questo avviene al minuto 6. Per me stava uscendo in quell'attimo lì e ha beccato l'Olindo. Forse stava parlando della moglie e di come fosse finita nelle mani assassine della coppia diabolica. Grazie alla perizia dell'esperto Marco Perino, possiamo affermare ora che senza alcuna sollecitazione, 4 giorni dopo la tragedia, durante l'interrogatorio con il pubblico ministero di turno, Mario Frigerio nominò Olindo Romano. Va sottolineato che Frigerio ripete il nome molte altre volte. Ad esempio, c'è un altro video fondamentale, registrato il 2 gennaio 2007, sempre in ospedale. In questo secondo filmato, grazie a un microfono posizionato sul collarino del superstite, è possibile udire chiaramente ciò che Frigerio dice durante un interrogatorio da parte di un inquirente. Ed era il suo vicino di casa? La risposta è istantanea, senza alcuna esitazione. Pur avendo solo un sottile filo di voce, Frigerio annuisce con decisione. Sì. L'inquirente prosegue. L'ha visto proprio in faccia? Sì, perché ero lì.
Mi guardava in modo poco rassicurante. Quando mi ha visto così, poi ha richiuso. Ha aspettato che ero vicino e ha riaperto. Ed è stato lì che dopo mi ha picchiato. Mario Frigerio, va precisato, ha ripetuto questa stessa versione dei fatti in tutti e tre i processi. Olindo, desideroso di fuggire dopo aver commesso la strage, spalancò leggermente la porta dell'abitazione di Raffaella Castagna. Lì incontrò lo sguardo di Mario Frigerio. I due si fissarono per un istante, quindi Olindo richiuse la porta. Pochi istanti dopo la riaprì. Nel frattempo Frigerio si era avvicinato alla porta, da cui fuoriusciva del fumo, forse rassicurato dalla presenza del vicino. Olindo Romano uscì dalla casa armato, aggredì Frigerio, lo colpì e gli tagliò la gola, lasciandolo riverso a terra in una pozza di sangue. Credeva che Frigerio fosse morto, ma la vita dell'uomo fu salvata da una malformazione alla carotide. È importante notare che questa ricostruzione dei fatti è identica a quella fornita da Olindo Romano durante la sua confessione, anche se in seguito ha ritrattato tale confessione, sostenendo che gli fosse stata estorta. Ecco le sue esatte parole. Allora io, quando sono uscito, ho aperto un pochino la porta e ho visto lui, Frigerio, che scendeva dalle scale e poi dopo io istintivamente l'ho richiusa. Com'è possibile che entrambi abbiano fornito la stessa versione dei fatti? La difesa oggi sostiene che l'imputato sia stato manipolato. Inoltre è importante sottolineare che all'inizio delle indagini nessuno degli investigatori considerava Olindo Romano come possibile colpevole. Inizialmente si concentrarono sulla posizione del marito di Raffaella, Azouz Marzouk, scoprendo poi che si trovava in Tunisia. Si indagò anche su alcuni suoi conoscenti, considerandoli potenziali sospettati, più che il vicino Netturbino e sua moglie, entrambi poco istruiti. Tuttavia emerse che Rosa Bazzi aveva una controversia legale con Raffaella Castagna. Due giorni dopo la strage, il 13 dicembre, i Romano e la Castagna sarebbero dovuti comparire davanti a un giudice di pace. Raffaella aveva intentato causa contro la vicina, chiedendo un risarcimento e affermando che Rosa Bazzi l'avesse aggredita durante un litigio di vicinato. Rosa e Olindo non gradivano nemmeno il marito di Raffaella, un trafficante di droga già incarcerato, e neppure il loro figlio Youssef, giudicato troppo rumoroso. Altri inquilini confermarono alle forze dell'ordine le frequenti liti tra le due famiglie. Ma è plausibile che Rosa e Olindo abbiano compiuto omicidi solo per liberarsi di vicini fastidiosi? La difesa dei due condannati all'ergastolo afferma di aver smontato questa tesi accusatoria. Tuttavia c'è quell'audio del 15 dicembre 2006 in cui Frigerio accusa direttamente Olindo, che ora si presenta come una prova difficile da confutare o ignorare. Gli avvocati della coppia insistono sul fatto che durante il suo ricovero in ospedale Frigerio potesse essere confuso. Inizialmente descrisse l'assalitore come di carnagione olivastra, con molti capelli corti e di corporatura robusta, una persona che non aveva mai visto prima. Inoltre ci sono intercettazioni in cui, parlando con i suoi figli, Frigerio dice «non ricordo». Le intercettazioni di cui si parla sono successive a quella del 15 dicembre, in cui Frigerio aveva nominato Olindo. Secondo gli avvocati di Rosa e Olindo, Frigerio soffriva di amnesia causata dall'inalazione del monossido di carbonio sprigionato dall'incendio nell'appartamento dei Castagna. Questo incendio, secondo la difesa, sarebbe stato orchestrato dagli assassini per eliminare le prove. Gli avvocati affermano che Frigerio non avrebbe mai dovuto testimoniare, poiché i carabinieri lo convinsero facilmente che il suo vicino fosse l'artefice della strage. Ma un documento del dottor Mario Cetti, il neurologo che curava Frigerio in ospedale, attesta che l'uomo non presentava alterazioni della capacità di critica e di giudizio. Nonostante ciò, la difesa insiste sul fatto che manchi il 61% delle registrazioni audio e video, sollevando dubbi sulla loro sparizione o sul motivo per cui siano state scartate. È stato rilevato che al processo sono state presentate oltre 2000 registrazioni audio.